un tema, una parola che è venuta fuori molto, il rapporto con le multinazionali sul territorio. Peraltro era l'unica cosa su cui avrei voluto intervenire. Io credo che, come è stato qui detto, insomma, noi sappiamo bene quali sono le difficoltà e anche le problematicità quando ci misuriamo con aziende, trattino, in alcuni casi straniere, in altri casi multinazionali, e dove le ragioni delle scelte decisionali e anche delle scelte strategiche di sviluppo non sono connesse essenzialmente a fattori principalmente locali, e quindi noi sappiamo che questo può essere anche, tra virgolette, il rischio più alto che noi corriamo, cioè dietro le scelte strategiche ci sono elementi che non sono strettamente interconnessi a quello che noi invece consideriamo strategico per lungo e per termine, ad esempio. E quindi la modalità con cui ci rapportiamo alle multinazionali, ad esempio, qui ci richiede sempre e comunque, e lo hanno dimostrato anche le situazioni di vertenza come le situazioni di sviluppo, di metterci in sintonia anche con un rapporto istituzionale molto diverso di quando noi agiamo con attori e centri decisionali strettamente locali. Al tempo stesso, e questo è l'unico elemento che vorrei dire, mentre ascoltavo anche gli interventi di Piacenti e di Neri, noi non è che possiamo fare di un territorio che ha la presenza di questi soggetti economici che sono imprenditoriali, che sono investitori, che hanno capacità di risorse, che hanno capacità di innovazione e di ricerca, quasi un limite sul nostro sviluppo anziché un'opportunità anche per il futuro. Mentre il mondo si fa molto più globale, addirittura noi ragioniamo che questo diventa il limite delle nostre capacità di guardare al futuro. Cioè, noi dobbiamo capire, e qui ci serve forse anche un modo diverso di pensare anche alle politiche pubbliche, alle politiche economiche, alle scelte strategiche. Questo forse è anche il salto di qualità che dobbiamo compiere, no? Come sistema paese e anche a livello locale. Cioè la presenza di un numero così consistente di soggetti economici, finanziari e imprenditoriali di carattere multinazionale o straniero, concentrato in un territorio dimensionalmente anche per numero di abitanti molto piccolo rispetto ai luoghi in cui tradizionalmente questa presenza è così diffusa, io credo debba, noi ne dobbiamo cogliere in realtà le opportunità più che i limiti, e dobbiamo assumere una strategia anche nei confronti dell'interlocuzione con questi soggetti. Peraltro io in questi anni un po' anche di capire, no? Come vengono compiute alcune scelte, tutte quelle volte che ho avuto queste opportunità le ho fatte, penso a Bayer, penso ad Alcantara, oltre che con tutte le contraddizioni e limiti, però quella di ThyssenKrupp, anche se modestamente noi avevamo colto una cosa, Susanna, che ti chiedo anche di lavorarci in sede europea con l'organizzazione del sindacato europeo. Avevamo colto un tema, cioè che lì la strategicità non era solo le scelte che individualmente faceva ThyssenKrupp o un'eventuale altra multinazionale proprietaria dell'acciaio, ma era come l'Europa si comportava su una politica industriale di scala globale. Cioè il tema, per esempio, oggi fatto per un periodo di tempo molto limitato, quello lì tra virgolette dei dazi, in realtà è una misura volta a tutelare le produzioni nella concorrenza, questo dobbiamo dire anche sleale, cioè dietro l'acciaio, l'inox, c'è i macchinari dell'industria alimentare, dell'industria sanitaria, diciamo delle tecnologie sanitarie. L'Europa lo fa perché deve anche, non è che noi possiamo mettere i limiti sull'ambiente, sulla salute e poi non ci occupiamo di come lavoriamo l'agroalimentare, l'industria, come facciamo le macchine che incidono sulla vita delle persone,
persone come sono tutte quelle applicate in sanità. C'è anche questo. Allora, c'è un tema sulle multinazionali, della strategia anche della politica industriale nazionale ed europea, per dare delle risposte a livello locale, ma dall'altro lato io la considero un'opportunità. Cioè, quando Bollier dice mi prendo una cosa che era diretta da dei signori italiani, che erano degli imprenditori, adesso li metto tra virgolette per il rispetto anche che ho degli imprenditori, ma erano allora è più strategico avere una, quella, diciamo, un'industria straniera che si pone il tema dell'innovazione, della strategicità, dice sono venuto perché io sapevo che lì c'era un prodotto di qualità e delle, a me l'amministratore delegato è perché c'erano dei lavoratori ad alta professionalità, ad alto contenuto umano e professionale e lavorativo, e peraltro così lo dico anche al sindacato, no? Perché ogni tanto ti do in questo caso un vantaggio sulle cose che dite, e ha detto in un contesto sindacale responsabile più di quanto io abbia trovato, a me l'ha detto, vero, conferma Menucci che era presente, più di quanto io l'ho trovato in altri contesti anche dell'Europa che a volte portiamo ad esempio. Allora, ci sono dei fattori localizzativi che non sono solo quelli tradizionali che noi abbiamo raccontato e che sono un'opportunità per le multinazionali che vogliono competere sul segmento alto del mercato, dove c'è molta qualità, dove c'è molto valore aggiunto, dove c'è molta professionalità. Allora, le multinazionali e gli investitori non sono un limite, possono essere anche un'opportunità. Sappiamo quanto è difficile quando ci dobbiamo confrontare sulle criticità, ma io credo che noi sbaglieremmo a pensare, mentre il mondo si fa globale, mentre la competizione si fa altissima, che la risposta sia solo una risposta strettamente locale. Poi io sono d'accordo che le nostre piccole e medie imprese le dobbiamo far crescere, mettere insieme e le dobbiamo rendere dimensionalmente e quindi creare dei fattori anche locali, anche con le istituzioni, che le possiamo mettere all'altezza di essere, come ha detto qualcuno, non i subappaltatori, non quelli che utilizzano le briciole, ma anche quelli che si possono posizionare in una catena, diciamo, del valore leggermente più alta dell'asticella della quale in questo momento ci troviamo. Allora, questo è un lavoro che dobbiamo fare noi con le imprese che sono qui, che hanno le direzioni qui, che hanno le teste qui, che hanno gli imprenditori qui, che hanno i rischi qua e che ci portano un altro pezzo del lavoro, che quella delle acciaierie è la più emblematica, perché accanto ai 2000 e 800, 700 lavoratori diretti di ThyssenKrupp ce ne sono tanti altri, dopo tutto siamo al 2003, ecco, e ce ne abbiamo un altro numero importante delle imprese che lavorano dentro il perimetro, di tante imprese. Allora, qui noi dobbiamo fare un lavoro, cioè dobbiamo anche far che più abbiamo tante multinazionali, più il tema della dimensione, della capacità finanziaria, imprenditoriale e di tutto quello che possiamo mettere a supporto di questa crescita, di queste medie imprese, lo dobbiamo fare per un vantaggio del nostro territorio. Quindi le multinazionali io non le considero di per sé un limite, le considero molto più complesse e difficili nella gestione di tutto quello che riguarda l'interlocuzione, soprattutto di un punto: qual è il patto anche nazionale che facciamo con le multinazionali che lavorano all'interno dell'Italia? L'Italia è un mercato per le multinazionali, adesso vedo Sgarra davanti, penso alla Perugina, alla Nestlé. L'Italia è il quarto mercato del mondo per la Nestlé, quinto quant'è nel mondo, più interessante per la Nestlé. Che vuole fare? Vuole venderci solo i prodotti o vuole farci anche l'industria? E questo vale per, questo è il vero patto delle istituzioni tra regione e governo nazionale nell'interlocuzione. Cioè, l'Italia non è solo un mercato, l'Italia è una grande paese industriale, produttivo, si viene qua per investire ma anche per aiutare a crescere questo paese, non solo per venderci i prodotti.